Benvenuti ad una nuova puntata di 180 secondi di vini su Life Taste TV. Quest'oggi ho il piacere di presentarvi il vino della tenuta Croce di Mezzo della famiglia Nannetti. L'azienda, situata proprio a 3 km a est di Montalcino, ha 11 ettari di vigneti, tutti coltivati a Sangiovese Grosso. Quello che vi presento oggi è un Brunello di Montalcino 2008. I vitigni non vengono trattati con metodi sistemici, ma bensì all'occorrenza con rame e zolfo. Vengono tenuti molto sotto controllo e le uve arrivano in cantina assolutamente perfette per iniziare una fermentazione lunga di 18-25 giorni, alla quale segue un affinamento, una vinificazione in inox, dove le fecce vanno appunto a fondo più velocemente. A febbraio-marzo il vino viene trasferito in botti in due fasi, prima in botti di Rovere della Slovenia e poi in botti di Allier. Questo mix dà dei particolari sentori al vino ed è caratteristico di questa cantina. Non è finita qui, perché i vini, dopo 2 anni e mezzo di botti, vengono lasciati per un anno circa in bottiglia per terminare l'affinamento e vengono venduti solo l'anno successivo. Ma adesso andiamo a stappare la bottiglia. Adesso iniziamo con la degustazione. Il nostro Brunello è di un color rosso rubino molto intenso. Ha un'ottima consistenza, lo vediamo da come rote all'interno del calice. Al naso spiccano note di frutti di bosco, ciliegie e prugne. C'è anche dello speziato, uno speziato dolce di vaniglia. Adesso proviamolo al gusto. Imponente questo tannino, che però è stato ben smussato dal periodo passato in botte. È un vino dall'equilibrio strepitoso. Ritroviamo un retrogusto di caffè, di cioccolato amaro. E con cosa lo abbiniamo? Questo prodotto va abbinato a delle carni alla griglia, però io lo consiglierei per un fine serata con un gruppo di amici, per apprezzarlo nella sua più totale convivialità. Adesso però il mio abbinamento personale: un vino del genere non può abbinarsi se non altro con la regina della cucina toscana, una fiorentina di Chianina cotta a dovere. Io vi ringrazio per averci seguito, vi aspetto alla prossima puntata di 180 secondi di vini, sempre su Life Taste TV. Un saluto da Federica. Cin!